Sai che pensavo? Che secondo me su internet, me incluso probabilmente, siamo poco autentici. Cioè siamo tutti super bravissimi a condividere il meglio di noi stessi, le foto più belle, gli scherzi che ci fanno ridere di più, apparire più simpatici agli altri, piuttosto che notizie, risorse, tool, qualsiasi cosa che condividendolo con altri ci mette in buona luce, ci fa apparire come smart, intelligenti, informati, al passo coi tempi. Vedi che questo che ha trovato. Oh, guarda Antonio che cosa ha condiviso. Quindi siamo bravi a farci belli. D'altronde succede così anche nella vita normale. Andiamo in giro spesso per farci riconoscere, farci apprezzare, ricevere i complimenti dagli altri. Fa sempre piacere. A chi è che non fa piacere? Però poi, se perdiamo di vista, cioè se non siamo un attimo critici, no? Che ci fermiamo e analizziamo le cose che facciamo, non le facciamo così perché lo fanno tutti, allora lo faccio anch'io, che c'è di male? No, non va bene che c'è di male. La domanda è: ma è utile fare questa cosa? È utile farsi belli? Qual è l'alternativa a farsi belli? E forse questa alternativa offre un'opportunità, perché se stanno tutti lì a farsi belli, allora chi non sta lì a farsi bello forse può distinguersi, perlomeno può apparire più originale o essere particolarmente interessante per un gruppo di persone che, ecco, vedono oltre la superficialità, oltre le facciate. E quindi qual è questa alternativa al farsi belli? Secondo me è l'autenticità. L'essere autentici, genuini, trasparenti, onesti, cioè nel far sentire che c'è una voce di là e questa voce non può essere soltanto bella, sempre entusiasmante, che canta, che sorride, che c'ha l'offerta, il prezzo migliore, siamo i più bravi. No, non può essere così perché poi alla fine lo so che la vita non è così. Le aziende sono fatte di persone. E se diamo voce a queste persone invece di nasconderle tutte dietro un marchio, tenere le distanze ed essere formali così che appariamo sempre al top, così non è che rischiamo di sputtanarci perché qualcuno dice una stronzata, toglie la credibilità, toglie il humus dell'umanità a queste aziende che sono bellissime, super glamorous, scintillanti, eccetera, ma che poi quando vai a tastare oltre il prodotto per entrare in contatto con loro, per avere un aiuto, segnalare una cosa, sono più burocratiche e distanti di un ministero. E quindi secondo me l'alternativa a farsi belli è un'opportunità. Perché l'essere autentici è una cosa che non trovi frequentemente online, tampoco nella vita reale. Cioè, nella vita reale cosa coltiviamo? Coltiviamo quelle frequentazioni, quelle relazioni dove ci sono delle altre persone che noi riteniamo autentiche, vere, sincere, con le quali ci piace stare insieme. Perché online dovrebbe essere diverso? Thank you.